sportivi, un buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara, un cordiale saluto vi giunge da Luca Di Noto qua a Mazara del Vallo. Quest'oggi si disputerà la gara valevole per la 15ª giornata del campionato di eccellenza, l'ultima del girone d'andata, con la collaborazione di Vincenzo Pipitone alle riprese alla regia. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre: Cus Palermo che scende in campo con Mortillaro, Coglitore, Salamone, Ferrara, Di Giovanni, Vinci, Alioto, Guida, Nuccio, Zito e Mazza. A disposizione in panchina troviamo Carnevale, Parisi, Antinori, San Filippo, Quadio, Undiemi, Molina, Corda e Spataro. Tecnico in panchina il secondo Giuseppe Di Fresco, data la squalifica dell'allenatore Giancarlo Ferrara. Mazzara che invece scende in campo con Pizzolato, Bulades, Zerillo, Abate, Lombardo, Pirrello, Maniscalchi, Bace, Guaiana, Elamraui e Melia. A disposizione di mister Emanuele Domenicali in panchina troviamo Marino, Nuredini, Cardella, Tomasino, Pulizzi, Gancitano, Genesio e Chirco. Si disputerà questa gara, dicevamo, sarà l'ultima del girone d'andata, che chiuderà quindi la prima parte del campionato in corso. Vediamo le ultime operazioni prima che la gara prenda il via tra i due capitani. Si tratta di Vincenzo Lombardo per il Mazzara con il numero 5 e il numero 7 del Cus Palermo, Alessandro Alioto. Gara che prenderà il via tra qualche istante. Dovrebbe anche tenersi un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'esplosione dello scorso sabato 11 dicembre, che a Ravanusa è costata la vita a 9 persone. Vediamo infatti i giocatori a centrocampo pronti a rispettare questo minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento che rispettiamo silenziosamente anche noi. Momento molto toccante, dicevamo, questo del minuto di raccoglimento in memoria delle 9 vittime della tragedia di Ravanusa di sabato scorso. Qualche polemica c'era stata anche in settimana, perché la Lega Nazionale Dilettanti non era stata proprio pronta a decretare questo minuto di raccoglimento già nella giornata di domenica scorsa. Diciamo, un minuto di raccoglimento che è arrivato a 8 giorni di distanza in memoria delle 9 vittime. Ricordiamo, ci sono state anche un centinaio di sfollati per questa brutta vicenda, l'esplosione dovuta alla fuga di gas che è costata appunto la vita ad alcune persone. Adesso però sarà calcio giocato, si attende solo il fischio d'inizio. Stiamo partendo con qualche minuto di ritardo, sono già le 3:05 infatti, quindi c'è già qualche minuto di ritardo per questa gara che avrebbe dovuto prendere il via alle 15. Vediamo le ultime operazioni, l'arbitro si consulta con i due assistenti e anche con i capitani e arriva il fischio d'inizio. Arbitro che, ricordiamo, si tratta di Salvatore Montevergine di Ragusa, che sarà coadiuvato dai due assistenti: il primo assistente Gabriele Maria Lombardo della sezione di Caltanissetta, secondo assistente anch'egli di Caltanissetta, si tratta di Filippo Luca Scannella. Mazzara subito in proiezione offensiva con il portiere del Cus Palermo Mortillaro, che ha bloccato un cross proveniente dalla destra e ora andrà al rinvio dalla sua area di rigore. Palla in avanti a cercare l'attaccante contrastato da Capitan Lombardo. Adesso in possesso della sfera c'è Maniscalchi, uno degli ultimi arrivati in maglia gialloblu. Palla per Abate. Abate cerca sulla sinistra e trova Zerillo. Zerillo prova a lanciare in avanti Melia sulla sinistra. Oggi le due squadre giocano con molti under, entrambe le squadre, soprattutto il Cus Palermo, che tra gli 11 titolari ha addirittura
7 under, si tratta di 2 2001, un 2003 e addirittura 4 classe 2004, anche perché il CUS deve fare i conti con le squalifiche, oltre che dell'allenatore, anche di tre giocatori. Si tratta di Dario Carollo, che si è beccato 4 giornate dal giudice sportivo, e anche di Salvatore Bonanno e Davide Terrasi, appiedati dal giudice sportivo per un turno. Mazzara, che invece non ha squalificati, ma ricordiamo che c'è in diffida il numero 9 Simone Guaiano, che proprio con la gestione domenicali sotto porta sta trovando una certa continuità. Sono già 3 i gol realizzati con il nuovo corso in panchina. Calcio di punizione per il Mazzara, già battuto da Abate, che sulla sinistra ha cercato e ha trovato Zerillo. Lancio in avanti per Melia. Il numero 11 prova a mettere giù la sfera e affronta il diretto avversario. Torna indietro da Zerillo, che mette in mezzo col sinistro. C'è però l'intervento della difesa giallo-rosso-nera ad allontanare il pallone. Mazzara però ancora in possesso di palla, ancora con Zerillo. Palla che finisce in fallo laterale. Sarà rimessa con le mani in favore della formazione di casa. Anche il Mazzara quest'oggi scende in campo con diversi under. Sono 3 infatti, mentre un petardo esplode nella zona occupata dai tifosi giallo-blu. Dicevamo, sono 3 gli under schierati quest'oggi da mister Domenicali. Si tratta del numero 3 Antonino Zerillo, classe 2002, del numero 11 Calogero Melia, anche egli classe 2002, e del difensore centrale con la maglia numero 6 Samuele Pirrello, lui è un classe 2001. Sarà un altro rinvio dal fondo per il CUS Palermo. Palla in avanti a cercare gli attaccanti. CUS Palermo quest'oggi in maglia nera. Vediamo che la formazione ospite prova a farsi vedere in avanti e conquista un calcio di punizione in posizione offensiva. Sarà il numero 4 Daniel Ferrara a incaricarsi della battuta del calcio di punizione dalla sinistra. Vediamo arbitro che fa rispettare la distanza, un solo uomo in barriera per il Mazzara. Si tratta di Maniscalchi, palla messa in mezzo a cercare i colpitori di testa, prolunga Bage in fallo laterale. No, non è stato Bage l'ultimo a toccare, il fallo laterale sarà infatti a favore della formazione canarina. L'arbitro richiama all'ordine la panchina ospite, la panchina giallo-rossonera. Vediamo se adesso si può riprendere con il gioco. La battuta con le mani di Zerillo a cercare in avanti Guaiana. Non arriva di testa l'attaccante del Mazzara. Poi la difesa del CUS Palermo riconquista il pallone. Adesso è ancora la squadra di mister Ferrara, squalificato, ricordiamo, a proporsi sulla destra. Palla filtrante a cercare un compagno in mezzo, allontana soltanto per un attimo Lombardo. Poi palla messa in mezzo per il numero 9, che può staccare indisturbato. Si tratta di Stefano Nuccio. Pizzolato però controlla agevolmente la palla. Numeri di maglia che nella formazione ospite si leggono a malapena, insomma, questo bianco sullo sfondo giallo-rosso che non è proprio evidentissimo, il contrasto non è nitidissimo. Mazzara, che invece quest'oggi scende in campo con la maglia blu, la divisa da trasferta, pantaloncini gialli e calzettoni gialli. Calcio di punizione adesso per la formazione di mister Domenicali. Ci sono Bulades, che adesso si allontana, ed è Lamraoui sul punto di battuta. Il numero 10 cerca subito sulla destra Maniscalchi, che avanza alla ricerca del pallone. Entra in area il numero 7, prova il tiro col sinistro, respinge Mortillaro con il piede, palla in fallo laterale. Prima occasione da gol per il Mazzara, sull'asse Lamraoui Maniscalchi con il numero 7 che ha provato il tiro in porta, il portiere che si è fatto trovare pronto. Adesso sciupa tutto Abate, che non riesce a controllare la sfera, che finisce sul fondo. Rinvio dal fondo per il CUS Palermo con il portiere Mortillaro pronto a battere.
palla alta a cercare un compagno, la prende di Testanuccio che però favorisce ancora una volta la ripartenza del Mazzara con Maniscalchi che serve Guaiana. Guaiana cerca un compagno meglio piazzato, cerca Bulades, passaggio però errato all'indirizzo del numero 2 e palla in fallo laterale. Ricordiamo anche quali sono gli altri incontri che si disputeranno nella giornata odierna, con il Marsala che ospita la Don Carlo Misilmeri, l'Enna che riceve la capolista Akragas, il Monreale che ospita il Castellammare, la Nissa che riceve in casa la Mazzarese, Profavara Casteltermini, Sciacca Parmonval, Mazzara Cuspalermo per l'appunto come stiamo commentando, e poi Marineo Canicattì. Mazzara tra l'altro fresco di qualificazione alla semifinale di Coppa Italia dopo il doppio successo con la Profavara, 1-0 al Bruccoleri di Favara, 2-1 qui al Nino Vaccara. La formazione di mister Domenicali ha dunque staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza, dove affronterà il Marineo. Da stabilire ancora quale delle due gare si disputerà al Nino Vaccara, se è la gara d'andata o di ritorno, e quale invece si disputerà a Marineo. Adesso Maniscalchi cerca all'indietro Capitan Lombardo che controlla la sfera, cerca un compagno, lo trova in Bulades che riceve il pallone dal numero 5, palla in mezzo per Guaiana che non riesce a stoppare, poi Melia sotto porta, manda incredibilmente alto, seconda chance per il Mazzara, seconda occasione da gol per la squadra gialloblu quando i minuti sul nostro cronometro sono quasi 8. Palla messa in mezzo da Bulades, azione che si è sviluppata sulla destra, palla in mezzo dove non è arrivato Guaiana, bomber Guaiana, è arrivato Melia che però ha messo alto da ottima posizione. Adesso ancora un rinvio dal fondo per il Cus Palermo, c'è Lamraui a combattere con i giocatori avversari, poi il numero 10 prova a lanciare sulla sinistra Melia, la difesa cussina però si fa trovare pronta, lancio lungo a cercare il numero 10 del Cus, si tratta di Fedele Zito, palla messa in fallo laterale dalla difesa del Mazzara. Adesso Campanile a centrocampo, Mazzara controlla la sfera con Bage, palla allargata sulla destra per Maniscalchi che poi serve la corrente Bulades. Bulades cerca Lamraui, la difesa giallo-rossonera chiude in fallo laterale. Fallo laterale già battuto, Pirrello, poi Abate. Ancora Pirrello. Mazzara che prova a impostare da dietro con Lombardo. Capitano allarga sulla sinistra per Zerillo, lancia in avanti a cercare Melia. Arriva la chiusura del numero 2 del Cus Palermo, si tratta del Under, classe 2001, Coglitore, che si rifugia in fallo laterale. Mazzara dunque che ha iniziato a sprombattuto in questi primi 10 minuti di gara, già due le occasioni da segnalare sul nostro taccuino, quella capitata sul sinistro di Maniscalchi con la respinta del portiere e quella di un paio di minuti fa capitata sui piedi di Melia che da ottima posizione ha sparato incredibilmente alto. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Squadra ospite, ricordiamo, si tratta del fanalino di coda. Andiamo quindi a dare anche un'occhiata alla classifica del girone A del campionato di Eccellenza con la capolista Akragas che guarda tutti dall'alto con i suoi 30 punti, segue il Canicattì a quota 29, anche se la squadra biancorossa ha una partita in meno, poi Don Carlo Misilmeri e Nissa con 27 punti, Marineo 26, Profavara 23, Castellammare 22, Mazzarese 21, Mazzara 19, Sciacca 18, Enna 16, anche se i gialloverdi hanno addirittura 5 partite da recuperare. Il Casteltermini ha 11 punti, la Parmonval 10, Monreale 8, Marsala 6 e il fanalino di coda Cus Palermo 5. Cus Palermo che è anche l'unica formazione a non aver ancora mai vinto in questo campionato. I 5 punti infatti sono arrivati grazie a 5 pareggi, 2 di questi lontani dalle mura amiche. Poi sono arrivate 9 sconfitte per gli uomini di mister Ferrara, l'ultima delle quali domenica scorsa in casa contro il Marsala che si è imposto per 2-1 e ha così superato i diretti avversari in classifica. Marsala che infatti chiudeva la graduatoria fino alla settimana scorsa e adesso si trova in penultima posizione.
Mazzara che prova nuovamente a impostare da dietro. Lombardo cerca il pallone, adesso lo controlla e allarga sulla destra per Pirrello. Arriva la pressione di Ferrara, Pirrello si rifugia tornando dal portiere Pizzolato. Ancora pallone per Pirrello. Pirrello cerca sulla fascia Bulades. Bulades solo cerca Lombardo che adesso ha un po' di campo davanti a sé. Palla per Zerillo sulla sinistra. Zerillo controlla la sfera, poi cerca Melia ma perde il pallone. Melia lo recupera. Adesso palla per Abate che può impostare e allarga nuovamente sulla destra. Cambio di gioco interessante per Bulades. Bulades in avanti per El Amraoui. Ancora Bulades che vince un contrasto. Poi Abate di testa prova a mettere giù il pallone. Maniscalchi. Maniscalchi riparte ancora dalla zona di Capitan Lombardo. Pallone per Bace che supera un avversario, rischiando anche qualcosa. Poi serve Abate. Ancora Bace. Bulades. Bulades guadagna metri e cerca il cross in mezzo. Cross troppo basso. La difesa ospite libera il pallone. E adesso può partire in contropiede il CUS. Vediamo come si distende la squadra palermitana. Palla sulla sinistra a cercare il numero 3. Però Bulades recupera il pallone e allora il Mazzara può ripartire in proiezione offensiva. Azione sviluppata sulla destra. Maniscalchi per Bulades che entra in area. Ancora Maniscalchi, controlla, prova il tiro. E il tiro che non arriva. Arriva un contrasto in aria, un doppio contrasto in aria. E poi Mortillaro con un tuffo neanche troppo spettacolare può bloccare la sfera. Si tratta comunque della terza occasione da registrare sul nostro taccuino quando i minuti sono quasi 13. Azione quindi sviluppata ancora una volta sulla fascia destra come le due precedenti già segnalate in precedenza per l'appunto. Maniscalchi non ha trovato l'attimo buono per concludere in porta. È arrivata la chiusura della difesa giallo-rossonera e il portiere Mortillaro ha poi potuto controllare la sfera in tuffo. Vediamo si rialzano i due difensori del CUS che erano rimasti a terra proprio nel corso dell'azione precedente. L'arbitro scodellerà il pallone a vantaggio del portiere palermitano che adesso lo prende tra le mani e potrà andare così al rinvio. Rinvio lungo da parte del portiere ospite. Zerillo mette a terra il pallone ma serve il numero 10 ospite. Poi Abate riporta ordine in campo, cerca indietro Pizzolato. Pizzolato può servire sulla destra Bulades. Bulades che ha campo davanti a sé preferisce però tornare in linea orizzontale per Lombardo. Lombardo avanza, adesso cerca il lancio in avanti per Guayana. La difesa ospite chiude soltanto per un attimo. L'Amraoui mette a terra il pallone, poi c'è Abate in possesso di palla. Adesso sfera per Zerillo sulla sinistra che prova a mettere in mezzo. La difesa giallo-rossonera anticipa Guayana. L'Amraoui mette in avanti per Melia, pallone leggermente lungo per il numero 11 del Mazzara. Si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo in favore della formazione palermitana. Proprio Melia, che era il destinatario di questo passaggio, ricordiamo, è stato autore di due gol nel doppio confronto di Coppa Italia, dei quarti di finale di Coppa Italia con la Profavara. Ha deciso la gara d'andata con una rete al 91esimo, regalando la vittoria esterna al Mazzara, quindi 0-1 al Bruccoleri grazie al gol di Meli, e poi ha sbloccato la contesa e la gara di ritorno disputata qui al Nino Vaccara 4 giorni fa, si tratta di mercoledì. 4 giorni fa ha sbloccato la gara dopo 5 minuti, poi Mazzara che si è imposto per 2-1 e ha così conquistato l'accesso in semifinale. Adesso calcio di punizione in favore della formazione di casa. Interessante anche il ruolino del nuovo mister Emanuele Domenicali, che da quando è arrivato sulla panchina del Mazzara ha conquistato fin qui 4 successi, di cui 2 in Coppa, come dicevamo poc'anzi, gli altri 2 in campionato contro Monreale e Castel Termini.
e una sola sconfitta, quella di domenica scorsa sul campo del Castellammare, in una gara non bella, a essere onesti, decisa soltanto da un episodio, una disattenzione difensiva che è costata cara al Mazzara, che è tornato a casa con 0 punti. Quindi prima sconfitta per Domenicali domenica scorsa sul campo del Castellammare. Adesso fallo laterale in favore del Mazzara, se ne incarica Zerillo. Zerillo cerca indietro Bace. Bace preferisce ripartire dal portiere Pizzolato, Anzino poi ci ripensa e torna effettivamente nella zona di Pizzolato, che adesso controlla la sfera e allarga sulla destra per Pirrello. Pirrello cerca Bulades sulla destra, ancora palla per Pirrello. Pirrello per Lombardo. Lombardo sulla sinistra per Zerillo. Zerillo non trova spazi e allora opta per un passaggio orizzontale nella zona di Abate, che poi allarga sulla destra per Maniscalchi. Si propone in avanti Bulades, Maniscalchi non lo vede, preferisce restare in possesso di palla e poi cambiare gioco sulla sinistra ancora per Zerillo, che mette a terra il pallone e prova la conclusione dalla distanza. Palla alta, non crea pericoli dalle parti di Mortillaro, il numero 3 del Mazzara, e il CUS Palermo potrà riprendere il gioco ancora una volta con una rimessa del portiere. Diciamo di un CUS che finora lontano da casa ha conquistato solo 2 punti, si tratta dei pareggi esterni contro Castel Termini e Sciacca, ma CUS che ha una fase difensiva tutta da registrare, mentre il Mazzara si propone in avanti con Guayana, prova a saltare il diretto avversario, il numero 9 del Mazzara, ci riesce soltanto per un attimo, poi mette in mezzo, palla troppo su Mortillaro che blocca agevolmente con le mani. Dicevamo di un CUS Palermo che subisce gol addirittura da 11 giornate consecutive. L'ultima volta che il CUS ha mantenuto inviolata la propria porta risale addirittura allo scorso 26 settembre, era la terza giornata, 1-0-0 col Castellammare in casa. Poi da allora il CUS ha sempre subito almeno un gol nelle restanti 11 giornate disputate fin qui. Fallo laterale in favore della formazione ospite. Incaricarsene il numero 7 Alioto. Adesso il CUS conquista un calcio di punizione per una giocata scorretta di Melia su un avversario. Andando a studiare invece i numeri del Mazzara, Mazzara che fin qui ha ottenuto 19 punti grazie a 6 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, 12 gol fatti dalla formazione gialloblu, 14 quelli subiti fin qui, palla in area del Mazzara, la chiama Pizzolato che poi blocca in area. Diciamo dei 12 gol fatti dal Mazzara, 8 sono stati realizzati proprio qui al Nino Vaccara, dei 14 subiti invece solo 5 il Mazzara ne ha incassati tra le mura amiche. Palla sulla destra adesso per Bulades che controlla la sfera e torna da Abate. Abate studia il piazzamento dei compagni e cerca il lancio in avanti per Melia. Melia la mette giù, però c'è posizione irregolare da parte del numero 11 segnalata dal primo assistente dell'arbitro. Si tratta di Gabriele Maria Lombardo di Caltanissetta. Calcio di punizione per offside concesso alla formazione del CUS Palermo. A incaricarsi della battuta il portiere Alessandro Mortillaro. Calcio di punizione battuto proprio adesso. A cercare in avanti il numero 9 Nuccio, non arriva sul pallone neanche il numero 11 Mazza. Mazzara che prova a mettere giù il pallone, ci riesce però Zito soltanto per un attimo, poi subisce fallo il numero 10 del CUS, sarà dunque calcio di punizione per la formazione palermitana. L'arbitro invita alla calma i giocatori in campo. El Amraoui si allontana dal punto di battuta, sarà la difesa del CUS a rimettere in gioco il pallone. Per l'esattezza il numero 3 Riccardo Salomone, classe 2001, uno dei tanti under schierati in campo dalla formazione ospite. Palla adesso controllata di testa dal CUS, che cerca un lancio in avanti. Pirrello controlla, serve indietro Pizzolato che deve rinviare in avanti alla ricerca di El Amraoui che non arriva sul pallone, non ci arriva neanche il diretto avversario. Poi è Guayana a controllare, secondo l'arbitro con un tocco di mano,
Dunque il fischietto concede un calcio di punizione in favore del CUS per questa giocata irregolare a suo giudizio da parte di Guaiana. Guaiana che è anche l'unico diffidato in casa canarina. Sono 4 le ammonizioni ricevute fin qui dal numero 9, che dunque deve stare attento se non vuole saltare il prossimo impegno in campionato del Mazara, che domenica 9 dicembre riceverà qui al Nino Vaccara la Don Carlo Misilmeri. Si ricomincerà infatti dalla prima giornata di campionato, ovviamente per il girone di ritorno. Chiaramente si trattava del 9 gennaio e non del 9 dicembre, 9 gennaio dell'anno nuovo, che arriverà appunto fra qualche settimana. Lombardo intanto controlla la sfera sulla proiezione offensiva dell'attaccante Cussino, si rifugia in fallo laterale la difesa del Mazara. Cuss che adesso a testa bassa prova a farsi vedere dalle parti dell'area del Mazara, dalle parti di Pizzolato, anche se finora non ha creato grattacapi al portiere gialloblu. Adesso palla messa a terra da Mazza, che cerca la giocata, cerca anche qualche compagno meglio piazzato, guadagna comunque un calcio d'angolo trovando la carambola su Zerillo. Si tratta del primo corner per la formazione ospite. Sarà Daniel Ferrara, classe 2004 addirittura, a incaricarsi della battuta del calcio d'angolo. Vediamo il giocatore del CUS pronto con il mancino. Batte il numero 4 Ferrara, Pizzolato allunga la traiettoria con la punta delle dita. La palla poi non viene controllata in campo da Bace, quindi sarà nuovamente corner in favore della formazione ospite. E sarà ancora una volta Ferrara a battere questo calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, c'è Guaiana a prolungare stavolta la traiettoria con un colpo di testa, poi tentativo dalla distanza da parte di Coglitore, palla che finisce addirittura in fallo laterale. Sarà dunque rimessa con le mani in favore del Mazara, vediamo che arriva il pallone sul punto di battuta. Tonino Zerillo pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani. Zerillo cerca in avanti Guaiana, che addirittura ha due uomini su di lui, protegge la posizione, poi la palla viene messa giù fallosamente, secondo l'arbitro, da parte dei giocatori del CUS. Il direttore di gara concede dunque un calcio di punizione al Mazara. C'è Bace sul punto di battuta. Bace chiede il rispetto della distanza che non arriva, poi preferisce servire Zerillo nelle vicinanze. Zerillo prova un cross in mezzo nella zona in cui non c'è nessuno. Il numero 3 del CUS sbaglia lo stop, poi riesce comunque a superare Maniscalchi. E adesso è il numero 10 Zito che prova a farsi largo nella zona del centrocampo. Palla allargata sulla destra per Alioto. Alioto cerca in avanti Nuccio, ma c'è Lombardo ad anticipare il numero 9 del CUS. Lombardo adesso avanza e cerca il filtrante per El Amraoui. Arriva la scivolata da parte dell'esterno del CUS. Intanto un lancio in avanti, attenzione, rischia qualcosa il Mazara. Qui c'è un intervento al limite, forse da parte di Pizzolato, che ha anticipato con una giocata quasi da Kung Fu l'attaccante del CUS, Pizzolato, che rimedia anche il primo cartellino giallo di questa partita. Brutta disattenzione qui da parte della difesa del Mazara, era un pallone vagante in avanti lanciato dalle retrovie del CUS Palermo. La difesa del Mazara si è fatta trovare impreparata, ne stava approfittando il numero 9 del CUS, stava partendo in contropiede Stefano Nuccio, che è stato fermato però dalla giocata di Pizzolato, irregolare a giudizio dell'arbitro, che ha anche estratto il cartellino giallo all'indirizzo del portiere del Mazara. Dunque ricordiamo, primo ammonito del match, si tratta del portiere del Mazara, Giorgio Pizzolato. Resta a terra intanto l'attaccante del CUS, che sembra aver riportato forse qualche conseguenza. Adesso fortunatamente si rialza grazie anche alle cure dello staff medico ospite. Arbitro che sta cercando di dialogare con i giocatori. C'è ancora qualche protesta da parte dei calciatori del Mazara per questo giudizio da parte del direttore di gara.
giocatore del CUS si è fortunatamente rialzato, non ci sono dunque conseguenze gravi per lui. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore degli ospiti, mentre l'arbitro sta cercando ancora di dialogare con i giocatori del Mazara, che continuano a protestare con l'arbitro. A loro giudizio, forse l'analisi dell'arbitro è stata troppo severa all'indirizzo del portiere gialloblu. Di punizione che sarà battuto ancora una volta dal numero 4 giallo-rosso-nero. Si tratta di Daniel Ferrara, che finora si sta incaricando di tutti i calci piazzati a favore della formazione palermitana. Arriva il fischio dell'arbitro, dunque si può riprendere con la battuta del calcio di punizione. Ci prova invece il numero 8 Mario Guida. Pizzolato blocca senza problemi e adesso prova a rilanciare in avanti l'azione offensiva del Mazara. Errato l'intervento del difensore giallo-rosso-nero, Lambraui prova a portarsi in avanti, poi arriva la chiusura da parte di Marco Vinci, classe 2004, che si rifugia in fallo laterale. Mazara che dunque prova a rendersi pericoloso ancora una volta in contropiede. Arriva la battuta del fallo laterale da parte di Bulates. Bacio mette il pallone a terra e poi serve Pirrello sulla destra. Pirrello in avanti a cercare Lambraui. Arriva la chiusura della difesa ospite. Poi si lotta con un pallone vagante in aria. Maniscalchi prova a metterlo a terra sulla fascia destra. Poi guadagna un fallo laterale il numero 7 giallo-blu. C'è Bulates sul punto di battuta della rimessa con le mani. Bulates cerca l'inserimento di Guaiana, che mette a terra col sinistro e si gira beffando un avversario. Poi torna indietro da Bulades, che mette in mezzo col sinistro. Arriva la chiusura però col corpo da parte del numero 10 Zito. Altro fallo laterale in favore del Mazara. Bulades adesso cerca Bace in mezzo al campo. Bace allarga sulla sinistra per Zerillo. Zerillo prova a vedere com'è la situazione in aria e mette in mezzo nella zona di Lambraui. La chiusura però della Cus Palermo, che allontana il pallone, poi Abate subisce fallo sulla pressione di un avversario. Farà calcio di punizione in favore dei canarini. Sono in due sul punto di battuta, si tratta di Bulades, intenzionato a provarci con il piede destro, e di Lambraui, che invece ci proverebbe col sinistro. Vedremo per quale soluzione opteranno i due giocatori gialloblu. Vediamo Bulades che si allontana anche forse con qualche polemica. C'è Lambraui sul punto di battuta, cerca il filtrante in avanti, la barriera però fa il suo dovere. Adesso Lambraui perde un brutto pallone, Cus Palermo che può ripartire in contropiede. Passaggio per vie centrali per il numero 11 Mazza, che però era in posizione irregolare, e dunque sarà calcio di punizione per il Mazara. Ma brutto errore qui in fase di impostazione dei calciatori gialloblu, che hanno rischiato di prendere una ripartenza che poteva rivelarsi anche letale. Guaiana adesso cerca sulla destra Bulades, il numero 2 mette in mezzo col destro, c'è Bace che ci prova di testa, palla di poco alta sopra la traversa della porta, difesa da Mortillaro. Mazara che dunque si riaffaccia in avanti alla mezz'ora con questa occasione creata sempre sulla fascia destra, è la quarta in questa partita. Diciamo che le azioni più pericolose stanno provenendo proprio dalla destra. Colpo di testa di Bace che però non è stato preciso, palla alta e rimessa dal fondo per il CUS. Si lotta a centrocampo con l'intervento del numero 3 del CUS, Salamone. Adesso prova proprio Salamone a portarsi in avanti sulla sinistra, supera un avversario, palla che finisce sui piedi di Zito, mentre esplode un altro petardo. Zito poi ci prova da fuori, non inquadra minimamente lo specchio della porta, palla che finisce sul fondo e sarà rimessa con i piedi per il portiere Pizzolato. Adesso si riprende con la rimessa dal fondo per il Mazara, mentre c'è forse qualche problema
tecnico di connessione, stiamo provando a risolvere, ci scuserete, ma sono cose indipendenti dalla nostra volontà. Palla per vie centrali per Capitan Lombardo, sulla sinistra allarga per Zerillo, poi Zerillo torna da Lombardo. Adesso il Mazzara prova il giro palla con Abate. Abate che prova a superare il diretto avversario. Bulades cerca in mezzo l'inserimento di un compagno. Il Cus riguadagna soltanto per un attimo il possesso della sfera. Poi c'è Bace che allarga sulla sinistra per Zerillo. Il numero 3 cerca l'incursione in avanti per Guayana che mette giù il pallone. Supera un avversario. Adesso la controlla sul sinistro. Ma la chiusura della difesa giallo-rossonera che allontana il pericolo, il Mazzara che è costretto nuovamente a ripartire dalla linea difensiva. Lombardo cambia il gioco cercando sulla destra Maniscalchi, anticipato però dal colpo di testa di Salamone che mette palla in fallo laterale. Dunque sarà l'ennesima rimessa con le mani per il Mazzara, nella fattispecie per Bulades, che adesso dialoga con Pirrello e poi serve Abate. Abate costretto anche lui a ripartire dai piedi di Lombardo. Zerillo. Zerillo cerca il pallonetto su un avversario per favorire l'inserimento di Melia, la chiusura ancora una volta della difesa cussina. È il Mazzara che è costretto per l'ennesima volta a ripartire dal gioco di Capitan Lombardo. Pirrello cerca in avanti di premiare l'incursione di Bulades che viene però chiuso dal colpo di testa della difesa avversaria. Maniscalchi adesso batte il fallo laterale per Abate si appoggia su Bulades cerca la giocata, serve Guayana che supera un avversario, poi viene messo giù, l'arbitro concede la regola del vantaggio, poi l'Amraoui da fuori. Il numero 10 ha provato il sinistro non inquadrando lo specchio della rete, palla alta, ma ennesima occasione per i gialloblu che stanno avendo qualche difficoltà di troppo per sbloccare questo match quando siamo nel corso del 33esimo minuto, quasi 34esimo. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ma sono diversi i pericoli creati dalla squadra di mister Domenicali dalle parti di Mortillaro. Adesso colpo di testa di El Amraoui nella zona di centrocampo. Bace mette giù il pallone e cerca sulla sinistra Zerillo. Numero 3 prova ad avanzare, a guadagnare metri in avanti, serve Melia. Poi Melia per Bace. Bace controlla la sfera, non sa che farne, preferisce ancora una volta ripartire dai piedi di Lombardo che prova a impostare da dietro. Sulla destra per Bulades. Adesso Maniscalchi prova a superare il diretto avversario, ci riesce. Poi allarga sulla destra ancora una volta per Bulades che mette in mezzo col mancino. Mortillaro in presa sicura. Stavolta non è riuscito il Mazzara a creare pericoli dalla fascia destra, anche se finora le 5 occasioni da gol sono arrivate tutte da quella zona di campo. Arriva il rinvio del portiere del Cus, il colpo di testa di Lombardo finisce direttamente in fallo laterale. Fallo laterale battuto adesso dal Cus, prova a mettere a terra il numero 9 Nuccio, poi il Mazzara prova a ripartire con Melia che cerca un servizio in orizzontale per Pirrello. Pirrello allarga sulla destra per Bulades, non si capiscono i due e interviene così Zito ad anticipare l'eventuale intervento di Maniscalchi che insegue l'avversario. Poi Zito finisce a terra sull'intervento di Maniscalchi, non c'è nulla di irregolare secondo il direttore di gara. Azione del Mazzara che dunque può ripartire dai piedi di Abate. Gioco allargato sulla sinistra per Zerillo che cerca l'Amraoui, messo a terra anche l'Amraoui. Poi Melia supera un avversario, Melia prova a proporsi in avanti e allarga sulla destra per Bulades. Bulades potrebbe anche mettere in mezzo, lo fa a cercare Guayana. L'intervento della difesa del Cus che allontana però di pochi metri il pallone e l'Amraoui prova ad addomesticarlo. La difesa del Cus spazza e poi Zerillo non riesce a controllare la sfera che finisce in fallo laterale. Fallo laterale che sta per battere il numero 7 Alessandro Lioto, che cerca in avanti l'appoggio su Mazza. Mazza prova a servire in avanti Nuccio, la palla però è preda della difesa del Mazzara, che prova a ripartire ancora una volta sulla fascia destra. Bulades mette in movimento Bace, che adesso serve sulla sinistra Melia. Arriva la sovrapposizione di Zerillo, Melia però non lo premia.
cerca di superare un paio di avversari, il numero 11 del Mazzara, poi prova a mettere in mezzo col Mancino, la difesa del Cus allontana, mette poi in fallo laterale nel tentativo di ripartenza. Abate controlla col petto il pallone, serve Bace, Bace col sinistro cambia gioco, cerca sulla destra Maniscalchi che mette giù il pallone, poi il numero 7 prova la giocata personale, cerca la conclusione, palla alta anche, da, anche in occasione di questo tentativo del numero 7 Maniscalchi che si è fatto già vedere in tre occasioni dalle parti di Mortillaro. Adesso rimessa dal fondo da parte del portiere del Cus, riconquista palla il Mazzara che si propone subito sulla sinistra con Melia. Melia cerca di superare il diretto avversario, poi cincischia troppo col pallone tra i piedi, perde il contrasto e l'azione del Cus può ripartire. La pressione di Lombardo porta all'errore il numero 11 Mazza e Mazzara che conquista così l'ennesimo fallo laterale. Lombardo con il pallone tra i piedi cerca l'apertura sulla destra per Bulades. Bulades che prova la giocata per Abate. Ancora Bulades. Bulades in avanti per Maniscalchi. Poi Maniscalchi cerca di superare due avversari. Non ci riesce. Riconquista la sfera però il numero 7. Adesso prova a mettere in mezzo per Media. La misura del passaggio è sbagliata. Il pallone finisce direttamente sul fondo. Ennesimo rinvio con i piedi per il portiere ospite, Mortillaro. Quando siamo giunti al 38esimo minuto, ricordiamo finora Mazzara pericoloso in almeno 5-6 occasioni, il Cus che invece per poco non approfittava di una ripartenza su una disattenzione difensiva, è arrivato poi l'intervento di Pizzolato che è anche l'unico ammonito del match finora, una gara sostanzialmente corretta fin qui. Adesso Mazzara che conquista un calcio di punizione, sul punto di battuta c'è Sami El Amraoui che prova a servire sulla destra a Bulades. Bulades torna nuovamente da El Amraoui. El Amraoui cerca di allargare sulla sinistra nella zona in cui è presente Capitan Lombardo che prova a rimettere in mezzo di testa. La difesa del Cus però libera la sfera, allontana il pericolo e concede una rimessa laterale al Mazzara. Zerillo prova a mettere in mezzo direttamente con le mani, però arriva il colpo di testa da parte dei centrali di difesa del Cus. Poi c'è Bace che lotta sulla fascia sinistra con il numero 11 Mazza. Il Cus guadagna la rimessa con le mani e potrà dunque rimettere in gioco Capitan Alioto direttamente con una rimessa laterale. Rimessa laterale lunga a cercare gli uomini più offensivi dei giallo-rossoneri, poi Bace cerca di allargare sulla destra con il Mancino, Maniscalchi prova a dialogare con Bulades, ancora Maniscalchi in possesso di palla, poi Abate. Abate adesso guadagna qualche metro e cerca il lancio in avanti per Guaiana che mette giù col petto in aria. Poi prova il diagonale con il destro, Mortillaro si distende e respinge. La difesa del Cus poi libera e allontana il pericolo, ennesima occasione da segnalare. Sul nostro taccuino, quando siamo al 40esimo minuto, il diagonale col destro di Guaiana si è disteso Mortillaro e ha allontanato così il pericolo. Ma Mazzara che prova nuovamente a farsi vedere sempre sulla fascia destra con Bulades. Poi si va nella zona di Abate. Abate allarga a sinistra per Zerillo, arriva il colpo di testa da parte di Alioto a mettere in fallo laterale. Mazzara che adesso riparte dalla zona della retroguardia, sono tutti nella metà campo del Cus, i giocatori del Mazzara, escluso il portiere Pizzolato. Bulades sulla destra mette giù il pallone, poi mette in mezzo col sinistro, però trova l'opposizione di un avversario. Adesso la difesa del Cus allontana con l'intervento di Salamone, poi si lotta sulla fascia destra nella zona della panchina giallo-blu. Lombardo libera tutto e si ripartirà con un rinvio dal fondo per il Cus. Ricordiamo l'ennesimo pericolo creato poco fa nella zona di difesa, della porta difesa da Mortillaro con un diagonale col destro di Guaiana
che ha messo giù elegantemente la sfera dopo averla stoppata col petto, ha provato il tiro potente ma ha trovato l'opposizione del portiere avversario. Portiere avversario che adesso va al rinvio nella zona di centrocampo. Bace salta più in alto di tutti e trova El Amraoui. Adesso Maniscalchi prova a superare col fisico il diretto avversario. Arriva anche la sovrapposizione di Bulades, premiato proprio da Maniscalchi. Bulades prova a mettere in mezzo, non c'è però nessun compagno pronto ad approfittare del traversone. Poi finisce a terra Abate in seguito ad un contrasto con il numero 9, Nuccio. L'arbitro concede un calcio di punizione in favore del Mazzara tra le proteste dei giocatori ospiti. Calcio di punizione dai 30 metri circa, 25-30 metri circa. Vedremo se i giocatori del Mazzara opteranno per una conclusione verso la porta oppure se proveranno a costruire un'azione da quella posizione. Sul punto di battuta c'è Modula Minbace, due gol in stagione finora per il numero 8 del Mazzara. Sembra intenzionato a provarci da quella posizione, infatti così è, però la palla viene respinta dalla barriera. Adesso il Cus si può distendere in contropiede. Cus che prova a ripartire pericolosamente, si porta nella metà campo del Mazzara. Adesso il gioco allargato sulla destra nella zona del numero 11 Mazza, che mette in mezzo, trova l'opposizione di testa di Zerillo, poi Bace prova ad allontanare la sfera che viene ancora una volta controllata dai giocatori ospiti. Adesso Cus al limite dell'area del Mazzara, tiro rimpallato per due volte da Lombardo con il fisico, arriva poi il cartellino giallo per il numero 9 Nuccio per l'intervento irregolare ai danni di un giocatore del Mazzara. Si trattava di Maniscalchi. Sarà calcio di punizione per la squadra con la maglia giallo-blu. Pizzolato batte nella zona di Pirrello che poi prova ad allargare sulla destra per Abate. Abate avanza e prova a servire l'Amraoui che stava cercando un varco nella difesa ospite. Arriva però la chiusura da parte del numero 6 Vinci. Sarà rimessa laterale per il Mazzara quando siamo giunti già al 44esimo minuto. Mancano poco meno di due minuti al termine del primo tempo. Si tratta anzi di calcio d'angolo per il Mazzara, non di rimessa laterale. L'Amraoui batte corto, serve Maniscalchi che poi cerca nuovamente il numero 10. Duello tra numeri 10 con il gialloblu che vince la contesa, prova a mettere in mezzo la difesa del Cus libera, allontana la sfera, controllata poi da Pizzolato all'altezza del centrocampo. Pizzolato cerca il lancio in avanti totalmente sbagliato, all'indirizzo di nessuno, anzi all'indirizzo della curva occupata dai tifosi del Mazzara, e regala così una rimessa dal fondo alla formazione in maglia nera. Mazzara che ha creato tanto in questo primo tempo, poco cinico però sotto porta, viste le 6-7 occasioni create nella zona di Mortillaro, bravo anche in un paio di occasioni a dire di no agli attaccanti del Mazzara. Adesso Guaiana si allunga troppo il pallone, se lo porta direttamente sul fondo e anche lui regala una rimessa con i piedi al portiere ospite. Rimessa appena battuta, sulla destra prova ad avanzare il Cus, palla in avanti per Mazza che cerca di prolungare di testa, poi Pirrello controlla la sfera, cede palla a Lombardo che cambia addirittura gioco nella zona di Bulades, avanza e guadagna metri il numero 2 che poi cerca l'appoggio per Guaiana. Guaiana allarga sulla destra per Maniscalchi, c'è ancora la sovrapposizione di Bulades che adesso è finita in offside. Maniscalchi prova a superare un avversario, arriva la scivolata del numero 5 di Giovanni che si rifugia in calcio d'angolo. Sta per scoccare il 45esimo minuto, vedremo se l'arbitro farà battere questo calcio piazzato, questo calcio da fermo. C'è l'Amraoui ancora una volta sul punto di battuta. Il numero 10 prova a mettere in mezzo, stavolta nella zona di Guaiana che viene anticipato da un difensore avversario. Adesso il Cus prova a ripartire con Nuccio che lancia in avanti un pochino alla cieca. Zerillo si rifugia in fallo laterale. Non abbiamo visto se l'arbitro ha concesso meno minuti di recupero, il 45esimo è già scoccato da poco più di 30 secondi. L'arbitro continua a far giocare, quindi deve aver concesso almeno uno o due minuti di recupero.
Kus che adesso prova a controllare palla nella zona del centrocampo. Lucio subisce fallo e guadagna un calcio di punizione. Non è d'accordo Melia, ma è arrivato il fischio dell'arbitro e dunque si riprende con un calcio da fermo in favore degli ospiti. Prova la battuta lunga il numero 6 Vinci. Adesso il Mazzara prova a rimettere a terra il pallone. L'Amraoui supera in velocità un avversario, poi perde la sfera. Adesso la recupera in pressione su Alioto. Poi Alioto forse ha controllato con un braccio e l'arbitro ha concesso un calcio di punizione in favore del Mazzara. Lombardo sul punto di battuta cerca direttamente il lancio sulla destra per Maniscalchi che mette giù il pallone. Maniscalchi poi premia l'inserimento di Bulates. Bulates avanza sulla fascia e cerca ancora una volta Maniscalchi. Maniscalchi che col sinistro prova a mettere in mezzo dove c'è Guaiana che stacca da solo e la sblocca Simone Guaiana al 46esimo minuto. Mazzara 1 Kus Palermo 0. A sbloccarla è sempre lui, Simone Guaiana. Fascia destra dove il Mazzara aveva creato i maggiori pericoli in questo primo tempo in pieno recupero. Siamo infatti al secondo minuto di recupero, lo stacco imperioso di testa di Simone Guaiana che tutto solo davanti al portiere questa volta non ha sbagliato e ha sbloccato così il risultato. Adesso l'arbitro invita i giocatori a velocizzare le operazioni di esultanza con la panchina. Siamo già nel corso del terzo minuto di recupero, un recupero che a noi è sfuggito, non abbiamo capito se è stato segnalato o meno. Intanto il Kus prova subito a reagire, palla in avanti per Mazza che impegna Pizzolato che si fa trovare pronto con il piede. Poi Abate subisce fallo, l'arbitro concede un calcio di punizione al Mazzara, non c'è tempo però per batterlo, arriva il duplice fischio del direttore di gara, si va dunque al riposo. Mazzara 1, Kus Palermo 0, ci prendiamo una piccola pausa anche noi, torniamo tra circa un quarto d'ora per il secondo tempo. Amiche e amici appassionati sportivi, bentornati al Nino Vaccara dove è quasi tutto pronto per il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Kus Palermo, secondo tempo che sta per prendere il via. Ricordiamo che riparte dal risultato di 1-0 in favore del Mazzara, fischio di inizio della ripresa che arriva in questo minuto. Non sembrano esserci stati cambi nelle due formazioni, vi daremo conferma tra qualche istante. Ciò che conta è che appunto il Mazzara ha sbloccato il risultato proprio in pieno recupero nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Simone Guaiana al quarto centro stagionale da quando sulla panchina gialloblu siede mister Domenicali, stato di grazia che sta vivendo il bomber canarino. Confermiamo che intanto non ci sono cambi da una parte e dall'altra, andiamo a riepilogare le formazioni che scendono in campo. Kus Palermo che scende in campo con Mortillaro, Coglitore, Salamone, Ferrara, Di Giovanni, Vinci, Alioto, Guida, Nuccio, Zito e Mazza. A disposizione dell'allenatore in seconda per la squalifica del primo allenatore del Kus, Giancarlo Ferrara, in panchina siede Giuseppe Di Fresco, ci sono in panchina Carnevale, Parisi, Antinori, San Filippo, Quadio, Undiemi, Molina, Corda e Spataro. Il Mazzara invece scende in campo con Pizzolato, Bulades, Zerillo, Abate, Lombardo, Pirrello, Maniscalchi, Bage, Guaiana, El Amraoui e Melia, mentre il Mazzara prova a riproporsi subito in avanti dalla fascia destra, fascia da dove sono nati i maggiori pericoli anche nel corso della prima frazione di gioco. In panchina a disposizione di mister Manuele Domenicali troviamo Simone Marino, Nuredini, Cardella, Tomasino, Pulizzi, Gancitano, Genesio e Chirco. Arbitra l'incontro il signor Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa, coadiuvato dai due assistenti entrambi di Caltanissetta, si tratta di Gabriele Maria Lombardo e di Filippo Luca Scannella. Mazzara che ha creato tanto nel corso del primo tempo, ha fatto un po' di fatica sotto porta a sbloccare la gara, gara che è poi stata sbloccata appunto come dicevamo qualche istante fa da Simone Guaiana, dal colpo di testa di Simone Guaiana che ha messo la palla alle spalle di Mortillaro.
Adesso contrasto sulla fascia sinistra tra Bage e il capitano della CUS Palermo Alioto. Palla rimessa in gioco subito dal CUS Palermo, c'è Abate che va a contrasto con il diretto avversario, poi Lombardo di testa anticipa Zito. Bage di testa prova ad allontanare la sfera nella zona però dove ci sono solo giocatori del CUS. Alioto mette a terra il pallone, poi Abate alza uno strano campanile. Abate ancora in possesso del pallone, allarga sulla sinistra per Calogero Melia. Il classe 2002 prova a superare il diretto avversario e si accentra. Ancora il numero 11 in possesso del pallone che allarga sulla sinistra a sua volta per Elan Brawi, che però in posizione irregolare a giudizio del secondo assistente dell'arbitro. E dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore della formazione ospite, mentre c'è un calciatore del CUS rimasto a terra, si tratta del capitano Alessandro Lioto. L'arbitro adesso invita lo staff medico dei palermitani a entrare in campo per prestare i soccorsi al giocatore. C'è stato forse qualche problema tecnico nel corso del primo tempo nel collegamento con la partita, di questo ci scusiamo, però pensiamo di aver risolto i problemi che ci sono stati nel primo tempo. Ci scusiamo ancora una volta se qualche azione magari non è stato possibile visionarla. Vediamo l'arbitro che invita il portiere del CUS Mortillaro a riprendere il gioco con un calcio di punizione dalla propria area di rigore, anzi qualche metro più avanti. Adesso prova a far correggere la posizione il direttore di gara. Arriva il fischio, si può riprendere con il gioco. Battuta di Mortillaro in avanti a cercare le due torri in proiezione offensiva. Arriva però l'intervento di testa di Lombardo, poi Abate combatte con Nuccio che finisce a terra. Calcio di punizione in favore del CUS. Ricordiamo, gara fin qui sostanzialmente corretta, sono due gli ammoniti da parte dell'arbitro, uno per parte. Si tratta di Pizzolato che ha rimediato un cartellino giallo per una giocata a protezione della propria area di rigore su un calciatore avversario, mentre arriva un doppio cambio nel CUS Palermo. Nel CUS invece è ammonito il numero 9 Nuccio. Vediamo, sono pronti a entrare il numero 19 Gaetano Corda e il numero 14 Mattia Antinori. Prendono rispettivamente il posto del numero 8 Mario Guida e del numero 4 Daniel Ferrara. Si può riprendere il gioco con un calcio di punizione affidato proprio al neo entrato. Il numero 19 Corda che prova a mettere il pallone in mezzo, arriva l'intervento di testa di Bulades ad allontanare la sfera. Maniscalchi può ripartire sulla fascia, supera un avversario, poi prova ad accentrarsi a servire Melia. Il CUS però recupera il pallone. Adesso c'è Pizzolato in possesso della sfera. Pizzolato prova ad allargare il gioco su Pirrello che torna ancora una volta dal portiere. Adesso palla per Lombardo che allarga sulla sinistra per Zerillo. Zerillo cerca il lancio in avanti per Guaiana che prova a inserirsi e a superare i difensori. Adesso Guaiana protegge la palla con il corpo, prova a superare poi l'avversario, ci riesce, entra in area dalla parte sinistra, mette in mezzo per Elan Brawi che col sinistro colpisce il palo. Mazzara vicino al raddoppio su questa azione orchestrata da Guaiana che ha messo in mezzo alla sinistra, poi il mancino di Elan Brawi che si è stampato sul montante alla destra del portiere Mortillaro. Dunque al 51esimo minuto Mazzara vicino al raddoppio. Adesso formazione gialloblu che prova nuovamente a impostare il gioco da dietro con Lombardo che allarga per Zerillo. Zerillo serve Elan Brawi che col ginocchio trova Melia che però è in posizione irregolare. Arriva il fischio dell'arbitro a segnalare la posizione di offside da parte del numero 11 del Mazzara e sarà calcio di punizione in favore del CUS. Calcio di punizione battuto dal portiere giallo-rossonero. Arriva l'intervento di testa di Lombardo che nei contrasti aerei non ne sta perdendo uno. Poi Elan Brawi ci prova dalla distanza, controlla però agevolmente
il portiere del CUS Mortillaro, dunque numero 10, che nel giro di un paio di minuti si è fatto vedere per due volte dalle parti del portiere ospite. Adesso il CUS prova a riproporsi in avanti, arriva l'intervento di Pirrello in chiusura che si rifugia in calcio d'angolo, scusate, in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per la formazione palermitana. Formazione palermitana che resta in proiezione offensiva con uno dei nove entrati, si tratta del numero 14 che con una serpentina prova a superare un paio di giocatori, poi il Mazzara può ripartire in contropiede proprio con Elam Rawi che cerca ancora una volta una giocata dalla propria metà campo. La palla arriva però tra i piedi del portiere del CUS, CUS che può ripartire impostando l'azione dalla difesa. Adesso è Coglitore che cerca il lancio in avanti per le due torri offensive del CUS, ma è ancora una volta Lombardo a controllare, stavolta col petto, e a servire poi sulla destra Romito Bulades. Bulades che torna indietro da Pirrello. Pirrello che si appoggia ancora una volta a Lombardo, il quale allarga sulla sinistra per Zerillo. Poi Lombardo lascia scorrere il pallone all'indietro per Pizzolato, che adesso studia il piazzamento dei compagni, preferisce il servizio corto per Pirrello ancora una volta. Prova a impostare da dietro la manovra il Mazzara. Lombardo va al lancio lungo per Guaiana, che di testa premia l'inserimento di Zerillo. Zerillo poi mette giù il pallone e serve la corrente Abate con qualche rischio di troppo. Abate in scivolata riesce a anticipare l'avversario. Poi Lombardo rimette ordine e preferisce giocare corto per Pirrello. Adesso è Bage in possesso di palla, ancora una volta Pirrello. Pirrello sulla destra per Maniscalchi. Bulades che cerca la giocata con Elam Rawi. Il servizio è errato per far tornare la palla tra i piedi del numero 2 del Mazzara. E il CUS Palermo conquista così un fallo laterale. Palla rimessa in gioco con qualche difficoltà dal CUS, che adesso riesce a sbrogliare la matassa con un colpo di testa dei propri uomini in difesa. Nuccio poi prova a prolungare il lancio dalle retrovie, lo fa in maniera errata, la palla finisce direttamente in fallo laterale, Bulades la rimette in gioco servendo all'indietro Pizzolato. Pizzolato controlla la sfera, esce dalla propria area di rigore, serve ancora una volta corto per Lombardo. Lombardo premia il lancio lungo di Guaiana che supera un avversario col corpo, adesso controlla la sfera, poi arriva su di lui l'intervento di Coglitore che mette in fallo laterale. Adesso la palla è per Elam Rawi che entra in area di rigore, prova a superare un paio di avversari, si è trascinato però la palla oltre la linea di fondo e sarà dunque rimessa con i piedi per il portiere ospite. Dunque Mazzara già pericoloso in queste prime battute del secondo tempo per un paio di volte con Elam Rawi, soprattutto al 51esimo quando Guaiana ha provato la percussione offensiva in solitaria sulla sinistra inserendosi in area e poi provando il servizio per il numero 10 che col mancino si è girato al volo ma ha trovato sulla propria strada il palo a negargli la gioia del gol. Adesso Maniscalchi prova il lancio lungo proprio per Elam Rawi nella zona di destra dell'area di rigore. Il numero 10 prova a rimettere in mezzo, guadagna però un calcio d'angolo che sarà proprio il numero 10 a incaricarsi della battuta del corner. Salgono in area anche le torri, salgono in area anche i centrali di difesa del Mazzara mentre restano dietro Melia e Zerillo a protezione della porta difesa da Pizzolato. Adesso Elam Rawi prova a mettere in mezzo il pallone dalla bandierina, arriva l'intervento con i pugni di Mortillaro, Abate controlla il limite dell'area e prova la conclusione, alta, si salva dunque il CUS Palermo. Con il gol messo a segno da Guaiana si tratta della 12ª gara consecutiva in cui il CUS subisce almeno un gol nelle partite del campionato di eccellenza. Erano 11 fino ai minuti di recupero del primo tempo, poi Guaiana ha sbloccato la contesa dopo almeno 6-7 occasioni nitide create dal Mazzara che aveva avuto
qualche problema di concretezza sotto porta. Ci ha pensato il numero 9 al quarto gol in campionato, al quarto gol anche sotto la gestione domenicali, a sbloccare la contesa. Adesso l'Amraoui supera in velocità un avversario, ci mette il piede il numero 6, Vinci, si rifugia dunque in corner ancora una volta la formazione ospite. E ancora l'Amraoui a giocare corto per Maniscalchi. Maniscalchi cerca la giocata col sinistro e poi si appoggia sulla corrente Bulades. Bulades cerca il servizio per Abate, che torna ancora una volta dal numero 2. Adesso Maniscalchi prova a superare un avversario, ci riesce soltanto per un attimo, ma guadagna una rimessa laterale in posizione offensiva. Sarà dunque rimessa con le mani per i canarini. Bulades sul punto di battuta che cerca l'Amraoui. Ancora una volta Bulades prova a mettere in mezzo, il servizio non è preciso, la palla finisce direttamente sul fondo e dunque Mortillaro mette a terra per operare il rinvio. Alioto prova a superare Melia, cerca l'appoggio su un compagno di squadra, si tratta di Corda ancora una volta contro Melia. Per vie centrali prova ad avanzare il Cus, che adesso si appoggia ancora una volta a Capitan Alioto, il quale guadagna una rimessa laterale nella zona presidiata dalla sua panchina. Alioto in avanti a cercare proprio Corda. Bace mette giù per Melia, che cerca l'Amraoui. Servizio sbagliato per il numero 10. E il Cus prova a ripartire sulla sinistra con una percussione offensiva di Salamone. Salamone poi cerca il lancio sulla destra per Alioto, controllato a distanza da Zerillo, che ci mette il piede, concede una rimessa laterale al Cus, ma allontana qualunque tipo di pericolo. Ritmi più bassi, più blandi in questa fase della gara. Il Mazzara sta controllando la posizione, il risultato di vantaggio, anche se si tratta di un vantaggio di misura dopo aver sciupato tanto nel primo tempo. Il Cus, che a testa bassa, sta provando a farsi vedere in avanti, anche se la difesa del Mazzara finora ha coperto abbastanza bene. Adesso è il numero 19 Corda che ha provato a mettere in mezzo, l'intervento di Pizzolato a salvare l'eventuale calcio d'angolo in favore dei giallo-rossoneri. Vediamo Guaiana che cerca con lo sguardo Pizzolato, voleva un lancio lungo, Pizzolato invece opta per il passaggio corto nella zona di Pirrello. Adesso Lombardo in possesso del pallone. Lombardo guadagna qualche metro e serve poi in avanti Melia. Lancio troppo lungo per il numero 11 del Mazzara. C'è Alioto che può ripartire in contropiede. Servizio poi per Zito, che allarga sulla sinistra per Salamone. Salamone torna indietro per il lancio in avanti di Giovanni, palla che rimbalza pericolosamente al limite dell'area del Mazzara, poi mette tutti d'accordo Zerillo con un campanile alzato. L'arbitro aveva però fermato tutto per una posizione irregolare da parte degli attaccanti del Cus. Pizzolato sul punto di battuta cerca sulla sinistra Guaiana, il lancio però non è dei migliori, la palla finisce direttamente in fallo laterale e dunque sarà rimessa con le mani ancora una volta per gli ospiti. C'è Alioto sul punto di battuta, cerca con le mani l'inserimento di un compagno in avanti, arriva la chiusura di Bace di testa, poi l'Amraoui finisce a terra sul contrasto di un avversario, Abate prova a guadagnare qualche metro. Serve poi indietro Bulades, che preferisce ripartire dai piedi di Bace. Bace ancora una volta si guarda intorno, torna indietro da Pirrello. Poi Pirrello serve sulla destra Bulades. Bulades per Abate. Abate con un rimpallo fa carambolare la palla sui piedi di Maniscalchi, che allarga ancora una volta sulla destra nella zona presidiata proprio da Bulades. Bulades torna indietro da Pirrello e il Mazzara preferisce ancora una volta ripartire dai piedi del proprio capitano Vincenzo Lombardo. Lombardo prova a lanciare sulla sinistra Zerillo, che si inserisce abbastanza bene. Zerillo mette in mezzo dove c'è Guaiana, colpo di testa del numero 9. Stavolta la mira non è precisa. Terza occasione del secondo tempo per il Mazzara quando siamo al 62esimo. Guaiana di testa stavolta non ha inquadrato lo specchio della porta. Prima sostituzione anche per il Mazzara con il numero 16 Benedetto Pulizzi, che sta per prendere il posto del numero 11 Calogero Melia.
prima è stata al fondo per il Cus, anche il portiere giallo-rosso-nero preferisce la giocata corta per la retroguardia, imposterà da dietro dunque l'azione la formazione palermitana. Adesso cerca il lancio in avanti nella zona di Nuccio, arriva il colpo di testa di Bulades ad anticipare l'attaccante ospite. Si fa vedere Pulizzi, però Zerillo cerca il lancio in avanti per El Amraoui, che poi perde il pallone sulla pressione degli avversari. Zerillo da dietro prova ad allontanare il pallone, l'arbitro però ha ravvisato un intervento irregolare da parte del neoentrato Pulizzi e ha concesso un calcio di punizione al Cus Palermo. Calcio di punizione appena battuto nella zona di Alioto. Alioto che cerca subito la giocata per Antinori. Poi lancio in avanti dalle retrovie per il Cus, arriva Bulades però a chiudere sul diretto avversario. Adesso si gioca con lanci lunghi da una parte e dall'altra, il lancio però arriva nella zona di Pizzolato che può così controllare con le mani e servire nuovamente Capitan Lombardo. Lombardo sulla sinistra per Zerillo, Zerillo supera Corda e poi cerca il lancio in avanti per Guaiana, anticipato però il numero 9 del Mazzara da un intervento in scivolata dei difensori giallo-rossoneri. Poi Pirrello copre sulla pressione del numero 11 Mazza, subisce fallo e l'arbitro concede un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Si scaldano diversi elementi della panchina giallo-blu. Vedremo se mister Domenicali opterà nei prossimi minuti per qualche altra sostituzione. Intanto il gioco riprende con la battuta di Pizzolato nella zona di Bage. Poi Bulades, ancora Bage. Bage allarga sulla sinistra per Lombardo che adesso può guadagnare qualche metro. Preferisce invece il lancio lungo il capitano del Mazzara nella zona di El Amraoui, anticipato da un difensore. Poi la retroguardia del Cus controlla la sfera, lancio sulla sinistra per Salamone che prova a proporsi sulla fascia. Affronta Maniscalchi, poi serve Antinori, ma perde palla il Cus, la riconquista il Mazzara. Primo pallone toccato dall'entrato Pulizzi che subisce anche fallo. L'arbitro fa rispettare la norma del vantaggio, palla allargata sulla sinistra per El Amraoui che cerca l'inserimento di Abate. Abate cerca la giocata su un avversario, poi si porta la palla nei pressi della bandierina, la fa carambolare sul diretto avversario e conquista così un calcio d'angolo. Guardiamo minuto e punteggio, siamo al 20° della ripresa, il Mazzara conduce il gioco per 1-0, il Mazzara conduce per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Guaiana di testa nei minuti di recupero del primo tempo. Calcio d'angolo intanto per i gialloblu, sono in due sul punto di battuta, Bulades mette in mezzo alla bandierina, c'è Guaiana anticipato da un avversario e il Cus si rifugia così in fallo laterale. Adesso c'è Maniscalchi sul punto di battuta della rimessa con le mani, Maniscalchi lascia l'incarico a Bulades che presumibilmente cercherà di servire un compagno in area di rigore. Così è, cerca infatti l'appoggio su Guaiana che prova a mettere giù il pallone, arriva però la chiusura di testa dei difensori del Cus, poi Antinori allontana il pallone, adesso il Cus prova a ripartire in contropiede con l'azione manovrata da Zito, poi palla per Nuccio che cerca di cambiare gioco, arriva però la chiusura di Abate che riconquista la sfera per il Mazzara. Abate cerca la giocata in avanti per Maniscalchi che pressa adesso il numero 5 di Giovanni, commette però fallo e l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore del Cus. Calcio di punizione appena battuto, l'arbitro però fa ripetere le operazioni, molto fiscale in questa fase dell'incontro il direttore di gara a correggere il punto di battuta del calcio da fermo. Adesso si può riprendere a giocare con il Cus che prova a manovrare dalle retrovie, dalla retroguardia. Cus che adesso prova a proporsi in avanti, perde il pallone Nuccio sulla pressione di Pulizzi, poi Pulizzi finisce a terra proprio sulla pressione del numero 9 dei palermitani. Deve stare attento il numero 9 palermitano perché è già ammonito. Calcio di punizione appena battuto da Abate nella zona di Zerillo, poi Zerillo cerca El Amraoui che allarga il gioco sulla sinistra per Pulizzi. Pulizzi contro il diretto avversario, si tratta di Alioto, poi la giocata di tacco per Zerillo, chiamano il fuorigioco i giocatori del Cus, Zerillo prova a mettere in mezzo, però in presa alta Mortillaro blocca il pallone. Mortillaro poi prova il lancio in avanti, Bulades sbaglia lo stop. E allora la palla finisce nella zona di Nuccio, però arriva la chiusura in spaccata di Lombardo, le sta prendendo tutte il capitano del Mazzara finora.
Adesso è Korda che prova ad allargare sulla sinistra per la corrente Salamone. Troppo lungo il pallone per il numero 3 del CUS. Rimessa laterale già battuta dal Mazzara. Abate allarga il gioco sulla destra per Bulates, che cerca il filtrante in avanti per Guayana. Guayana entra in area, prova il tiro. Guayana no, preferisce saltare l'avversario e servire l'Amraoui. Arriva la chiusura decisiva da parte della difesa del CUS, che si salva ancora una volta. Poi Zerillo sbaglia l'appoggio per i compagni. C'è Bage che insegue Mazza e riconquista la sfera. Poi Pulizzi anticipa la giocata di Alioto, commettendo però fallo a giudizio del direttore di gara. Sarà calcio di punizione per il CUS, ma Mazzara ancora una volta pericoloso dalle parti di Mortillaro, con l'asse Guayana e l'Amraoui. Stavolta il pallone non è arrivato tra i piedi del numero 10, che è stato anticipato dal difensore avversario. Nuccio di testa stavolta anticipa Lombardo. Zerillo col sinistro però allontana la sfera nella zona di Guayana, che di testa non riesce ad arrivare sul pallone. Poi il lancio in avanti di Abate a cercare l'inserimento di Maniscalchi. La chiusura di testa di Vinci per il portiere Mortillaro, che può così bloccare il pallone con le mani. Allarga sulla destra il portiere, poi il CUS prova a proporsi per vie centrali con Antinori. E ancora la formazione ospite in possesso di palla. Lancio lungo da parte di Coglitore nella zona degli attaccanti del CUS. La difesa del Mazzara però presidia tutta la zona davanti alla propria area di rigore e allontana il pericolo. Poi l'Amraoui di testa anticipa il diretto avversario. C'è Guayana in possesso del pallone, supera un avversario Guayana. Adesso cerca l'inserimento per l'Amraoui, che è in posizione regolare, non secondo l'assistente dell'arbitro, che alza ancora una volta la bandierina. Era stato davvero bello il servizio di Guayana per l'Amraoui, che era tutto solo davanti al portiere. L'assistente dell'arbitro però ha ravvisato una posizione irregolare da parte del numero 10 del Mazzara e ha dunque invalidato tutto. Calcio di punizione battuto adesso da Mortillaro, che cerca subito la giocata per Alioto. Arriva la chiusura però di Pulizzi di testa a rifugiarsi in fallo laterale. Alioto con le mani cerca Nuccio. Arriva la pressione di Zerillo, che non tocca la palla. Nuccio sbaglia lo stop e regala la rimessa con le mani al Mazzara. Zerillo riparte dalla zona di Lombardo, che allarga subito per Pirrello. Pirrello sulla destra per Bulades. Bulades torna ancora una volta dal numero 6 Pirrello e si torna ancora da Lombardo. Poi Zerillo fa girare palla la difesa del Mazzara. Zerillo poi prova a superare Korda, subisce fallo secondo l'arbitro, che concede il calcio di punizione in favore dei canarini. Sul punto di battuta c'è il numero 4 Danilo Abate, che dialoga con Zerillo e poi torna ancora una volta nella zona di Capitan Lombardo, che cambia il gioco cercando sulla destra Bulades. Bulades la mette giù, serve Pirrello, palla ancora per Lombardo, lungo giro palla da parte della difesa del Mazzara. Poi Zerillo cerca il lancio con il destro in avanti, la difesa del CUS controlla soltanto per un attimo, poi Abate riconquista il pallone, subisce anche fallo da Antinori, che si becca il cartellino giallo, secondo ammonito nelle fila del CUS. Dopo Nuccio segniamo anche il giallo per il non entrato Antinori. Si tratta del terzo ammonito della partita, se andiamo a includere nella conta anche il giallo rimediato da Pizzolato nel corso del primo tempo. Sul punto di battuta ci sono due giocatori del Mazzara. Adesso si allontana Bage e resta solo l'Amraoui nei pressi del pallone. L'Amraoui sembra addirittura intenzionato a provarci da una distanza che appare notevole. Si tratta di almeno 30 metri dalla porta difesa da Mortillaro. Il numero 10 sembra comunque intenzionato a provare la soluzione dalla distanza. Va alla rincorsa l'Amraoui, prova il tiro, palla deviata dalla barriera, poi c'è Pulizia a inseguire il pallone. L'arbitro però ha ravvisato una posizione di fuorigioco suggerita dal guardaline. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione per il CUS. Sarà ancora una volta Mortillaro a rimettere in gioco la sfera. Il portiere del CUS cerca sulla destra Alioto, trova invece la testa di Nuccio, che difende la posizione e serve Mazza, ma il Mazzara riconquista il pallone e prova a ripartire sulla sinistra con Pulizzi. Pulizzi cerca Guayana, anticipato dall'intervento in scivolata di Coglitore.
fallo laterale in favore dei gialloblu quando siamo nel corso del 72esimo minuto di gioco. Ricordiamo Mazzara che conduce sempre per 1-0 grazie alla rete messa a segno alla fine del primo tempo da Simone Guaiana. Palla in avanti per El Amraoui che difende la sfera col petto, non trova però compagni pronti ad approfittare del pallone in aria. Adesso la difesa del Cus prova a rinviare un po' confusamente, trova la sponda di Mazza, poi Abate finisce a terra sulla scivolata di Nuccio e arriva il fischio dell'arbitro a segnalare l'intervento irregolare da parte del numero 9 giallo-rosso-nero. Calcio di punizione già battuto da Abate nella zona di Bulates. Bulates cerca poi l'appoggio per Maniscalchi. Maniscalchi cerca la giocata sul diretto avversario, prova ad accentrarsi il numero 7 del Mazzara, poi torna sui suoi passi e trova ancora una volta Bulates sulla destra. Cerca la giocata in velocità il numero 2 del Mazzara che mette in mezzo, trova Pulizzi pronto ad attaccare il pallone, riesce a tenerlo in campo? No. Il numero 16 ha provato a tenere in campo il pallone messo in mezzo da Bulades dalla zona di destra, non c'è riuscito e sarà dunque rimessa con i piedi per il portiere ospite. Appena battuto la rimessa dal fondo da Mortillaro, c'è Abate però ad anticipare i diretti avversari, poi Abate cerca e trova sulla sinistra Pulizzi che può superare un avversario, prova la giocata in mezzo per Guaiana, arriva una svirgolata da parte della difesa ospite, la palla però finisce tra le braccia di Mortillaro che ha appena rimesso in gioco nella zona di Alioto. C'è Pulizzi pronto a contrastare il numero 7, capitano del Cus, il Cus resta però in possesso di palla, lancia in avanti per Mazza, c'è Bulades a presidiare quella zona, Bulades che viene inseguito dal diretto avversario, protegge però il pallone che finisce in out, sarà ancora una volta rimessa con le mani per i gialloblu. Bace adesso in possesso di palla, cerca e trova Zerillo sulla sinistra, il classe 2002 palermitano può avanzare, serve Pulizzi che poi a sua volta cerca e trova Guaiana in avanti. Gioco cambiato da Abate sulla destra, palla per Bulades in questo momento, Bulades cerca l'appoggio per Maniscalchi che prova il filtrante in avanti per Guaiana, palla leggermente lunga per il numero 9 del Mazzara, l'intervento in tuffo di Mortillaro. E così il Cus può ripartire. Adesso prova a colpire per vie centrali il Cus che però perde palla in una brutta zona del campo. El Amraoui prova a premiare la sovrapposizione di Guaiana, poi la palla resta lì per Pulizzi che cerca il tiro, viene chiuso da un difensore del Cus e il Mazzara guadagna un calcio d'angolo. Sta provando a chiudere la partita il Mazzara che l'ha sbloccata soltanto sul finire del primo tempo dopo 6 o 7 occasioni sciupate da buona posizione costruite soprattutto sulla fascia destra nel corso dei primi 45 minuti di gioco, ma sono state tante le occasioni sciupate dai calciatori del Mazzara prima che poi Guaiana tutto solo sbloccasse la contesa in pieno recupero. Adesso arriva la battuta del calcio d'angolo troppo lungo per tutti, la palla finisce direttamente in fallo laterale e dunque sarà il Cus a poter riprendere il gioco. Palla subito in avanti per Nuccio che prova a superare due avversari, suggerimento in avanti per Mazza che la mette a terra ma perde il pallone il numero 11 del Cus e dunque riparte El Amraoui, chiuso però dall'intervento in chiusura del numero 6 Vinci. Adesso il Cus prova a proporsi sulla destra, c'è Zerillo a controllare l'inserimento di Zito, Zerillo perde la posizione sul diretto avversario, arriva però la chiusura ancora una volta di Capitan Lombardo che evita anche il fallo laterale, prova a servire in avanti Pulizzi che finisce a terra sulla pressione di Alioto, palla messa in mezzo dal numero 7 del Cus, Zerillo col sinistro allontana la sfera, poi la pressione con uno spalla a spalla giudicato regolare dall'arbitro di El Amraoui che recupera il pallone, Maniscalchi prova a ripartire e perde il pallone a sua volta, c'è El Amraoui che lo mette giù e poi il numero 10 cerca il lancio sulla sinistra per Guaiana ma la difesa del Cus controlla e chiude ogni spazio. Adesso è Corda che col mancino cerca l'inserimento in avanti per Nuccio, Pirrello buca l'intervento, l'intervento di Pizzolato a sua volta non è brillante, la palla finisce in fallo laterale, si salva in questa occasione il Mazzara, sarà rimessa laterale per il Cus in zona offensiva mentre il Cus è pronto a operare il terzo cambio ma il gioco è già ripreso. Dunque, operazione in panchina rimandata di qualche istante. Adesso
prova a proporsi in avanti sulla sinistra la squadra palermitana. Maniscalchi però riconquista la sfera e prova a ripartire. Si accentra il numero 7, prova il suggerimento poi sulla sinistra per Zerillo, che può guadagnare qualche metro. Zerillo col mancino a cercare El Amraoui sulla destra, arriva la chiusura della difesa del CUS, poi il Mazzara riconquista palla con Abada. Arriva ancora una volta la chiusura di un giocatore del CUS, si trattava del numero 3 Salamone. Adesso palla per Guaiana sulla sinistra, Guaiana prova a proteggere il pallone, se lo trascina fuori, però non si procede ancora con la sostituzione per il CUS. Adesso è il numero 11 Mazza a trascinarsi il pallone fuori, subisce fallo però a giudizio dell'arbitro e sarà calcio di punizione per i palermitani. C'è Alioto sul punto di battuta. Alioto lascia l'incarico a Coglitore. Coglitore studia la posizione dei compagni per cercare la soluzione migliore. Lancio in avanti nella zona presidiata esclusivamente dai giocatori del Mazzara. C'è Bulates che mette il pallone a terra e poi serve indietro Pirrello. Pirrello si rifugia tra i piedi di Pizzolato, che può far ripartire l'azione del Mazzara da Lombardo. Lombardo ancora una volta sulla sinistra per Zerillo, che può guadagnare qualche metro sulla fascia, supera la linea di centrocampo il numero 3 e serve in avanti Guaiana. Lo stop non è perfetto, poi vince un contrasto il numero 9, guadagna un fallo laterale il Mazzara. C'è Pulizzi sul punto di battuta, ma il numero 16 della squadra gialloblu lascia l'incarico a Zerillo. Si può adesso procedere alla sostituzione per il CUS, sostituzione che era pronta già da qualche minuto. L'arbitro ha dato l'ok soltanto adesso che siamo al 79esimo minuto. Entra in campo il numero 17 Antonino Undieni. Non abbiamo capito chi ha abbandonato il terreno di gioco, sembrerebbe il numero 3 dall'altra parte del campo. Vi daremo conferma tra qualche istante comunque. Zerillo intanto prova a rimettere in gioco per Guaiana, che difende il pallone, poi lo perde sulla pressione degli avversari. La difesa del CUS allontana la sfera e adesso Nuccio a proteggere il pallone. Nuccio si appoggia su Corda. Corda però perde la sfera sull'intervento in scivolata di Abate, ma il CUS riconquista il pallone. Adesso ancora una volta la formazione ospite prova a proporsi in avanti. Vince un paio di contrasti proprio Corda. Adesso la palla in avanti nella zona del capitano del CUS Alioto, protegge però la sfera Pirrello, che si rifugia in una rimessa dal fondo. Con protegge la rimessa dal fondo, si potrà comunque ripartire con un rinvio dal fondo per il Mazzara. Lombardo sulla destra per Pirrello. Pirrello cerca la soluzione, la trova in Bace. Bace ancora una volta serve Lombardo. Lombardo che può appoggiarsi su Pulizzi, poi Pulizzi preferisce tornare proprio tra i piedi del proprio capitano. Adesso allarga il gioco sulla destra Lombardo per Pirrello ancora una volta. Pirrello mette giù il pallone. Bace adesso in controllo della sfera, cerca la soluzione per Maniscalchi, che addomestica la sfera, rischia qualcosa. Tiene ancora a palla il numero 7 del Mazzara, c'è Zerillo sulla sinistra che chiama un lancio lungo, però Maniscalchi si appoggia ancora una volta a Lombardo, che restituisce il pallone adesso ad Abate. Ancora una volta Lombardo in possesso di palla, ancora Abate. Abate per El Amraoui, che torna indietro da Capitan Lombardo. Lunga fase di fraseggio questa della difesa del Mazzara, che non ha alcun interesse nel forzare i ritmi di una partita che al momento vede i canarini conquistare il risultato pieno, quando mancano circa 10 minuti al 90esimo più eventuale recupero. Chiaramente si deve cercare di chiuderla se non si vuole rischiare nulla proprio nelle battute conclusive del match. Adesso è Pulizia controllare e proteggere la sfera, il numero 16 però torna ancora una volta da Lombardo, che si rifugia da Pizzolato.
spizzolato al lancio lungo sulla destra per l'inserimento di Bulades. C'è anche Maniscalchi nei pressi del pallone, ma è il numero 2 ad arrivare sulla sfera. Bulades adesso serve proprio Maniscalchi, che restituisce palla a Bulades. Abate, ancora Bulades, prova il tiro. E il Mazzara, quando siamo all'82esimo minuto, si riaffaccia in avanti con questo mancino di Bulades sul servizio di Maniscalchi. Palla di poco al lato e altra occasione sciupata dalla squadra gialloblu. Adesso è il Cus in possesso del pallone, subisce fallo però il giocatore in maglia giallo-rossonera sull'intervento di Maniscalchi. L'arbitro comanda un calcio di punizione. Si perde qualche istante di troppo per la battuta del calcio di punizione, che viene adesso battuto nella zona in cui c'è solo Pizzolato, che può così controllare la sfera con i piedi, poi raccoglierla con le mani per guadagnare qualche secondo prezioso. Servizio per Lombardo da parte del portiere gialloblu. Adesso Zerillo ancora per Lombardo. Lombardo controlla la sfera e studia il piazzamento dei compagni. C'è Abate in possesso del pallone in questo momento. Abate cerca una soluzione nelle vicinanze, non trova nessuno se non Zerillo, al quale si appoggia. Zerillo adesso prova a superare un paio di avversari, poi si appoggia su Bage, il numero 3. E manovra del Mazzara, che ancora una volta riparte dalla retroguardia. Pirrello. Bage. Ancora il numero 8 in possesso del pallone. Palla per Abate. Lombardo. Lombardo si appoggia ancora una volta nelle vicinanze da Abate. Abate che adesso cerca la giocata col mancino, supera un avversario, poi prova a superare anche Coglitore e guadagna una rimessa laterale. Prova all'altezza della linea di centrocampo, rimessa laterale guadagnata dal Mazzara, che adesso sembrerebbe si stia apprestando alla seconda sostituzione del match. Maniscalchi intanto in possesso di palla nel cerchio di centrocampo. Abate cerca sulla sinistra Guaiana. Guaiana che adesso aspetta l'inserimento di Zerillo sulla sinistra. Il numero 3 prova a metterla in mezzo, palla ribattuta però dal diretto avversario. E l'azione del Mazzara sfuma così. Il Cus Palermo può ripartire in avanti. C'è Nuccio che protegge il pallone, allarga sulla sinistra per il capitano del Cus Alioto. Inseguito in velocità da Maniscalchi, che lo mette giù in maniera regolare secondo l'arbitro. Il Mazzara riconquista il possesso della sfera. Adesso c'è ancora Maniscalchi in possesso di palla. Bage prova a mettere ordine, torna indietro da Pirrello, che poi ancora una volta dialoga con i compagni di reparto, a partire da Lombardo, il quale cerca col sinistro il lancio lungo per El Amraoui. Prova a portarsela avanti col tacco il numero 10 del Mazzara, chiuso però da un difensore del Cus. Guadagna così una rimessa laterale la formazione di mister Domenicali. Ritmi che si sono decisamente abbassati negli ultimi 15-20 minuti. Soltanto il tentativo di Bulades qualche minuto fa da registrare. Palla che è finita comunque al lato. Adesso è Lambraoui al limite dell'area. Prova il destro, il numero 10 del Mazzara, ribattuto dalla difesa ospite. Poi lancio in avanti per Zerillo. Un filtrante troppo lungo da parte di El Amraoui. E palla che si spegne sul fondo. Siamo nel corso del 86esimo minuto, è cominciato da pochi istanti l'86esimo minuto di gioco, mentre il Cus Palermo prova a far ripartire l'azione da dietro. Adesso lancio in avanti totalmente sballato da parte dei centrali difensivi del Cus, palla che finisce direttamente nella gradinata dove è presente qualche dirigente della squadra ospite. Adesso restituisce palla in campo, c'è Pirrello che lascia l'incarico della battuta a Bulades, il quale subito si appoggia a Bage. Bage allarga il gioco sulla sinistra per la corrente Zerillo, che poi cerca la giocata per Pulizzi. Perde palla il Mazzara e Corda prova a far ripartire l'azione offensiva del Cus, ma la chiusura di Lombardo è ancora una volta decisiva sul tentativo di inserimento di Mazza. Adesso riparte il Mazzara con un filtrante lungo di Zerillo per Guaiana, troppo lungo per il numero 9, il pallone che non può arrivare sulla sfera e azione del Mazzara che sfuma ancora una volta così. Adesso il Cus prova a riproporsi in avanti con Nuccio. Nuccio protegge il pallone sulla pressione degli avversari. Pirrello arriva a chiudere in fallo laterale. Il Cus conquista così una rimessa con le mani.
c'è l'arbitro che interrompe l'azione di gioco perché Bulades è rimasto a terra in occasione di un contrasto precedente. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il tuttofare del Mazzara, che veramente da quando mister Domenicali è arrivato sulla panchina gialloblu lo ha impiegato in svariate posizioni. Arriva intanto la sostituzione per il Mazzara, entra il numero 13 Lorenzo Nuredini, esce il numero 2 proprio Romito Bulades, quindi speriamo comunque non si tratti di nulla di grave per lui. Mentre fa il suo ingresso in campo il difensore centrale Lorenzo Nuredini, si attende ancora qualche istante per l'ingresso in campo. Ingresso in campo che avviene in questo istante. Vedremo cosa cambierà nello scacchiere tattico del Mazzara. Probabilmente Pirrello andrà a ricoprire il ruolo di terzino destro, mentre Nuredini farà compagnia al centro della difesa lombardo. Il Cus prova a impostare la manovra offensiva allargando sulla destra per Corda, che prova ad accentrarsi. Corda supera anche Pulizzi, prova il tiro. Tiro totalmente sbagliato, finisce distante dalla porta difesa da Pizzolato questo tentativo. E dunque azione che potrà riprendere con un rinvio dal fondo per il Mazzara. C'è Pizzolato in possesso della sfera. Adesso servizio centrale nella zona di Abate, che allarga subito sulla destra per Pirrello, il quale prova a mettere in movimento i compagni. La palla carambola però in out, sarà rimessa laterale per il Mazzara. Guayana spizza di testa per l'inserimento di El Amraoui, che non arriva sul pallone, ci arriva la difesa del Cus che può ripartire con l'azione provata dal numero 2 Coglitore. La chiusura di El Amraoui che conquista il pallone ma lo spedisce direttamente in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per il Cus dunque. Palla già rimessa in gioco, la riconquista immediatamente il Mazzara, poi la perde Abate sulla pressione di Mazza, commette fallo il numero 4 del Mazzara. Se ne accorge l'arbitro che concede un calcio di punizione alla formazione palermitana. C'è Zito sul punto di battuta del calcio di punizione. Gioco che riprende in questo istante con un lancio in avanti. Pizzolato però controlla agevolmente il pallone e può mettere giù la sfera e far ripartire così l'azione dei suoi. Siamo nel corso dell'ultimo minuto regolamentare di gioco. C'è un lancio in avanti da parte di Pizzolato nella zona di Maniscalchi, che mette giù la sfera. Maniscalchi poi serve nessuno, praticamente perde il pallone sul pressing di Zito, poi la riconquista El Amraoui solo per un istante, commette fallo il numero 10 del Mazzara. L'arbitro però continua a essere molto fiscale, correggere il punto della posizione da cui battere il calcio da fermo. Si riprende adesso con la battuta da parte del Cus. Alioto prova a mettere in mezzo per la spizzata di Nuccio, che prova a suggerire per Mazza, la chiusura però di Pizzolato in tuffo con le mani blocca la sfera il portiere del Mazzara. Siamo entrati adesso nei minuti di recupero, anche stavolta non ci siamo accorti quanti minuti, se sono 3 o 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro che lo ha appena segnalato. Intanto Guayana prova ad aprire sulla destra per Maniscalchi, che controlla la sfera, prova a superare due avversari, il numero 7 del Mazzara ci riesce, poi torna sui suoi passi per servire Bace. Bace ancora per Maniscalchi, controlla il pallone il numero 7 del Mazzara, che allarga per Zerillo, ancora per Bace, ancora Maniscalchi. Suggerimento per Bace, che allarga sulla sinistra nella zona presidiata da Pulizzi. Pulizzi però era in posizione irregolare, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro. Sarà dunque ancora una volta calcio di punizione per il Cus per un'altra, per l'ennesima posizione irregolare da parte degli attaccanti del Mazzara. Azione offensiva del Cus che può ripartire. Arriva la chiusura di testa di Zerillo, che premia l'inserimento di Bace. Poi palla per Pulizzi, che torna indietro da Zerillo. Lancia in avanti di Zerillo per El Amraoui, che la mette giù con la gamba. Prova a superare un paio di avversari, poi la rimette in mezzo per Guayana. Arriva la chiusura dei centrali difensivi del Cus, però El Amraoui recupera ancora una volta il pallone, poi prova a superare ancora un avversario.
e il Kus si rifugia in calcio d'angolo. C'è la terza sostituzione per il Mazzara quando siamo al 92esimo minuto. Fa il suo esordio in maglia gialloblu il classe 2002 Samuele Tomasino, proveniente dal Marineo, ex Ribolla, ex Primavera del Palermo. Tomasino prende il posto del numero 7 Maniscalchi, autore dell'assist per il gol che finora sta decidendo la sfida. Si riprende con un calcio d'angolo battuto da El Amraoui, corto sui piedi di Guayana. Guayana prova a proteggere il pallone nei pressi della bandierina e a riconquistare un calcio d'angolo. Azione sfuma, però la palla si perde sul fondo. E dunque il Kus può ripartire dalla propria difesa. Prova a forzare i ritmi adesso la formazione palermitana. Alioto guadagna un fallo laterale sulla pressione di El Amraoui. Poi guadagna qualche metro di troppo, forse Alioto. L'arbitro stavolta non è così fiscale. Arriva la chiusura di Pirrello sull'inserimento in avanti dei giocatori del Kus. Poi il fallo forse di Guayana. Sì, è così. Il fallo di Guayana sul capitano del Kus Palermo. Arriva il fischio dell'arbitro che concede un calcio di punizione alla formazione ospite, mentre si porta in avanti anche il portiere del Kus Mortillaro, anzi si porta sul punto di battuta del calcio di punizione Kus Palermo, tutto in avanti alla ricerca del pareggio. Lancia in avanti di Mortillaro, una sponda di testa, palla che arriva in area, arriva la chiusura di Abate sul tentativo di inserimento di un calciatore del Kus tra le proteste della panchina ospite, a giudizio della quale forse c'era stato un fallo. L'arbitro però non ha ravvisato nulla di irregolare sull'intervento di Abate su Mazza. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro. Mazzara batte Kus Palermo 1-0 e vola in classifica a 22 punti dopo il girone d'andata. Un successo importante per il Mazzara, che riscatta così la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Castellammare. Il Mazzara ritrova il sorriso e chiude al meglio la prima parte di campionato davanti al pubblico del Nino Vaccara, dal quale vi salutiamo. Dal Nino Vaccara è tutto, a voi gli auguri di buone feste, felice Natale. Ci ritroveremo per la prossima sfida interna del Mazzara, vedremo se si tratterà di quella di Coppa Italia oppure della prima di ritorno col Misilmeri. Da Luca Di Noto è tutto, a voi auguri di un buon pomeriggio.